Ma qui ad Orvieto siamo totalmente presi ovviamente dalla bellezza di Orvieto e in particolare del suo Duomo straordinario, noto in tutto il mondo. A me più volte è capitato di trovare gruppi di cinesi, di giapponesi, di americani, cioè di gente di tutto il mondo che viene ad ammirare questo monumento straordinario. E quest'anno in particolare c'è il giubileo, perché rispetto al famoso miracolo di Bolsena, quando quel sacerdote boemo che ha avuto il dubbio durante la consacrazione dell'ostia che davvero si trattasse del corpo e del sangue di nostro Signore, si trovò delle gocce che caddero sul famoso panno che è conservato qui nel Duomo, e quindi l'afflusso a questo punto anche dei pellegrini per il giubileo è molto numeroso. E se dobbiamo ricordare un altro evento importante, molti non sanno che oltre a Umbria Jazz estivo c'è anche un Umbria Jazz Winter, che quest'anno ha degli artisti di grande rilievo e che sicuramente approfitteranno dell'occasione anche per ricordare, fare memoria del grandissimo Nelson Mandela, che tra le tante cose aveva anche il gusto e l'amore per la musica.